In migliaia sono giunti a Francavilla al Mare, anche da fuori regione, per assistere alla terza ed ultima sfilata del Carnevale d'Abruzzo 2024, giunta alla 69esima edizione. Complice anche la bella giornata con temperature miti, in tanti si sono riversati lungo il percorso che si è snodato da Piazza Benedetto Croce lungo Viale Nettuno per giungere sino a Palazzo Sirena. Come sempre, un'altra edizione è andata benissimo, con tanti bambini, tante famiglie che hanno partecipato, con tre giornate tutte assistite dal sole, dal meteo a noi favorevole. Anche oggi non ha piovuto. E cosa dire, voglio ringraziare l'Associazione Carnevale e i volontari che hanno lavorato tantissimo, hanno reso possibile tutto ciò, e ci prepariamo alla 70esima edizione il prossimo anno, che sarà un'edizione esplosiva. 5 i carri in gara, quello imponente dedicato a Ufo Robot, e poi quello animato dedicato allo schiaccianoci, quello con un'enorme palla stroboscopica dedicato alla disco music. Non è mancato il tema politico, con il carro Attenti a quei tre, con cui l'associazione Carnevale d'Abruzzo, guidata dal presidente Nicola De Francesco, ha voluto ricostruire la storia politica locale degli ultimi anni. Ed infine non poteva mancare il carro rosa dedicato al Giro d'Italia, che quest'anno farà tappa a Francavilla al Mare il prossimo 15 maggio. Bello ed entusiasmante il coinvolgimento delle scuole di danza con le loro allieve. Fondamentale, direi, più che entusiasmante, perché veramente queste ragazze sono magnifiche, bravissime, e senza di loro il carnevale non sarebbe così vivo, vivace e partecipato. Migliaia di mascherine e le coreografie degli allievi delle scuole di danza hanno animato le strade del centro cittadino. Protagonista indiscusso anche quest'anno è stato Patanello, la maschera tipica di Francavilla al Mare, che rappresenta il simbolo della manifestazione carnevalesca. Insieme al gruppo dell'associazione Alento, con il presidente Bruno, 69esima edizione del Carnevale di Francavilla, è sempre una festa. Certamente sì, qui è una grande festa, è una tradizione che noi facciamo da tantissimi anni, e siamo veramente orgogliosi del nostro carnevale. È un momento di condivisione e di emozione, e questa è l'associazione Alento, e ci teniamo a dirlo. Tra le novità di quest'anno, il concorso per eleggere il carro più bello. Da ricordare infine che in questi giorni nell'Auditorium Sirena c'è l'esposizione delle maschere in cartapesta realizzate dagli alunni delle scuole cittadine, e che resterà aperta fino al prossimo 25 febbraio. Anche in questo caso è prevista la scelta della maschera più bella nell'ambito del concorso Maschere in Mostra, che per un anno diventerà il simbolo del Carnevale d'Abruzzo.